E questa era Ligabue con Non ho che te. Purtroppo diciamo che lo sentiamo poco su queste frequenze. Perché? E perché? Perché non è uno dei miei cantanti preferiti. Ma dai. Senti, ma possiamo anche ampliare il nostro entourage di cantanti? Anche sì, se non ti piace. Sì, dai, infatti oggi c'è Ligabue, anche perché ce l'hanno chiesto in molti e ce l'ha chiesto anche il nostro amico Luca, che ci ha scritto WhatsApp. Ciao, al 320-69-22-565. Andiamo avanti con la nostra rivisitazione, no, la nostra celebrazione, diciamo, del primo maggio, con un pezzo da 90, ragazzi, perché parliamo di Francesco De Gregori. Wow. E il suo brano Pablo. Il suo brano Pablo. Pablo, hanno pagato Pablo, Pablo è vivo. Hanno pagato Pablo, Pablo è vivo. E quindi c'è un'introduzione migliore di questa? Secondo me no. Ce l'ascoltiamo così, Pablo di Francesco De Gregori, qui su Sounds Good Italia, www.radioromafutura.it. Mio padre seppellito un anno fa, nessuno più coltivare la vite, verde rame sulle sue poche, poche unghie, e troppi figli da cullare. E il treno io l'ho preso, fatto bene. Spago sulla mia valigia non ce n'era, solo un po' d'amore la teneva insieme, solo un po' di rancore la teneva insieme. Il collega spagnolo non sente, non vede, ma parla del suo gallo da battaglia e la latteria diventa terra. Prima parlava strano e io non lo capivo, però il pane con lui lo dividevo e il padrone sembrava poi cattivo. Hanno pagato Pablo, Pablo è vivo. Hanno pagato Pablo, Pablo è vivo. Hanno pagato mani, io posso fare castelli, costruire autostrade e parlare con Pablo. Lui conosce le donne e tradisce la moglie, con le donne ed il vino e la Svizzera verde. E se un giorno è caduto per caso pensando al suo gallo o alla moglie ingrassata come da fuoco. Prima parlava strano e io non lo capivo, però il fumo con lui lo dividevo e il padrone non sembrava poi cattivo. Thank you.
Ed era Pablo di Francesco De Gregori, una canzone a cui io sono veramente affezionata perché mi ricorda i nostri viaggi in Sardegna per andare al mare e mio padre che mi metteva la musicassetta di De Gregori. E io in realtà ero innamorata della sua voce, preciso, della sua voce, perché poi innamorata della sua voce... Lo vedo in TV e dico, no, non è possibile, non è lui. E da allora mi disinnamorai, però sono sempre delle canzoni che mi rimangono nel cuore, come appunto Pablo, che ricordo con molto molto piacere. Canzone tratta dall'album Rimmel degli anni 70, album 1970. Spettacolare. Un album veramente spettacolare, di cui fa parte anche Alice, guarda i gatti. E la stessa appunto omonima Rimmel, che è meravigliosa. Esattamente. Ora le tue labbra puoi spedirle ad un indirizzo nuovo. E le tue braccia. Vabbè, niente, io lo istigo a cantare, ma non lo no, io non canto, per carità, perché sennò spacchiamo tutti i vetri qua. No, cantare è bello e fa molto molto bene anche quando si è un po' tristi. Vedi, già si è rotto il vetro. Vuole non cantare più. Hai visto? Comunque, dicevo, la musica cantare fa tanto bene anche quando si è in situazioni un po' tristi, quando si subisce un po' di delusione, perché altrimenti poi si è costretti ad emigrare, ed è proprio di questo che parla Pablo, dell'emigrazione, del fatto che si è costretti proprio ad andare fuori lontano dalla propria famiglia, dal proprio paese. Emigrare è dura, e quindi si deve fare per forza la valigia, andare via dall'amore, dalla famiglia, e si è arrabbiati verso la società che costringe a fare certe scelte, ed è un po' quello di cui parla Pablo, e del mondo e della vita sociale a cui è condannato il proletariato. Comunque tu hai cambiato discorso, perché io voglio spezzare una lancia a favore di De Gregori. Prima hai detto, poi l'ho visto in televisione. Ma dai, che scherzo. Ciao Francesco, no, ciao Franci, siamo amici. Cioè, hai fatto caso che De Gregori è rimasto sempre uguale? Sempre lo stesso. È sempre uguale, esatto. Quindi diciamo che magari era un po' vintage già da giovane. Era un po' age da giovane, adesso invece dai, è un bell'uomo comunque per l'età che ha. Molto affascinante adesso. Avevo 12 anni. un po' meno. Però è sempre uguale, complimenti Francesco, gran bella voce. Quindi torniamo dai alla tematica lavoro. Prima ci dicevi tu la realtà triste di chi deve emigrare per fare successo, per lavorare più che fare successo, sì. Quindi anche per sopravvivere. E poi invece c'è chi rimane ed è costretto a fare magari lavori che non sono molto non gli danno molte soddisfazioni, e quindi deve alzarsi tutte le mattine presto. Però vorrebbe proprio avere un giorno senza fine, come la canzone di Fabrizio Moro. Un giorno in cui, liberare un po' la mente, pensare solo all'amore, pensare a godersi gli affetti, a godersi anche gli hobby, a godersi tutto quello che può. Certo, però come ricorda sempre il mio amico Dario, e ciao Dario, il nostro hashtag ufficiale, se non ci fosse il lavoro... che ci piaccia o no, non ci potremmo togliere determinati sfizi. Certo. Ricordiamoci che a volte il lavoro è anche necessario per dare fondo e continuare a vivere anche della nostra passione. Quindi, se non lavorassi non potrei comprarmi un microfono, non potrei comprarmi tanta attrezzatura musicale. Diciamo che il lavoro nobilita l'uomo, come certo, si dice, certo. Ma anche i sogni nobilitano l'uomo. E diciamo che questa canzone di Fabrizio Moro... Potremmo unire l'utile al dilettevole. Questa canzone di Fabrizio Moro pensa un po' più ai sogni. Per un attimo, quindi stacchiamo la testa dal lavoro. Concentriamoci sui sogni e speriamo che prima o poi arrivi per tutti quanti un giorno senza fine. Presto la mattina e poi siamo distratti un po', stretti nei metro. E quando torni a casa tardi tu dici sempre che non reggi più, che non vuoi più parlare. Ed io che inizio a bere, la convivenza che ci ha dato, sì, nostra storia consumata qui, tra sigarette andate, bottiglie vuote, le cose travassate. E tua madre che chiamo ogni tanto, state bene, sì, stiamo bene, ma sono stanco, sai, vorrei ci fosse un giorno senza fine, uno di quelli in cui
ricordi che domani ti devi alzare presto, devi lavorare. E ci fosse un giorno che tu non fossi nervosa, senza litigare, per prenderti per mano e andarcene un po' a mare. Un giorno senza fine, apriamo gli occhi, poi non è così, ma scuola che ne sa, e sono già due volte che ci manca un anno. Qualche sera ci guardiamo un film, poi facciamo l'amore, che fatti della vita, per superarli bene, senza stare insieme. E la sveglia che suona alle sei, i sogni poi non li finisci mai. Tu sei stanca, vorrei ci fosse un giorno, un giorno senza fine, uno di quelli in cui ti scordi che domani ti devi alzare presto e devi lavorare. Vorrei ci fosse un giorno che tu non fossi nervosa e senza litigare, riprenderti per mano e andarcene un po' al mare. Un giorno senza fine, per bere e per fumare, e poi tornare qui, riprendere coscienza, ma senza stare male. Vorrei ci fosse un giorno, le ultime fine, era l'anno 2000 e Fabrizio Amaro portava questo pezzo sul palco di Sanremo, a Sanremo Giovani. Poi dopo 7 anni ci ritornerà con Pensa e lo vincerà anche Sanremo Giovani. Torniamo un po' però alla nostra, al nostro argomento di puntata, che è il lavoro, e lo facciamo attraverso due figure importanti della nostra musica, Lucio Dalla e Rino Gaetano. Loro due in due canzoni bellissime, rispettivamente L'operaio Gerolamo e L'operaio della Fiat la 1100, le racchiudono, insomma, personificano la lotta di classe, quella lotta di classe contro i ritmi di lavoro tutti uguali, ossessivi, disumani. E quindi, insomma, due canzoni che parlano di tutto quello che la festa del primo maggio vorrebbe proprio cancellare, cioè i ritmi di lavoro disumanizzanti, troppo lunghi. Insomma, la festa del primo maggio, oltre ad essere una celebrazione di ciò che è il lavoro e dei lavoratori, deve essere anche una lotta continua contro le cose che non vanno bene nel mondo del lavoro. Certo, una lotta per i propri diritti da lavoratori, perché non si può lavorare troppe ore al giorno, ne va anche del rendimento di un'azienda, no? Del prodotto, certo, di un'azienda. Ed è proprio per questo che nasce la festa dei lavoratori. In realtà nasce in un paese dove oggi non si festeggia proprio la festa dei lavoratori, che è gli Stati Uniti, gli USA. E proprio lì, alla fine del 1800, nacque per un'insurrezione degli operai che cercarono di far valere i propri diritti, ma vennero tutti repressi, e poi vennero fatte delle leggi a seguito di questa repressione, che arrivarono pure in Europa, e prima di tutti a Parigi. E da questa legge si cominciò a stabilizzare un po'.